io vorrei innanzitutto cominciare sul significato del nome. Attingo a piene mani dalla vostra biografia, dove, cito testualmente, avete dato come possibile interpretazione del vostro nome l'impossibilità di amare, la visione oscura dell'unica energia che muove il tutto. Ecco, io volevo innanzitutto una breve spiegazione, anche perché è curioso come molte band emergenti si fermino molto prima nel spiegare se stessi. Io canto dell'amore, io canto dei sentimenti, una cosa molto più semplice. Qua forse si nasconde o si mostra una visione più completa, più complessa anche. Sì, ci piace quasi mai usare il termine complesso, difficile, problema, perché comunque è tanto semplice quanto complicato in base a come uno lo interpreta, secondo me. Drama Love lasciamo libera interpretazione, dicendo la grandi linee, come parlavamo prima anche agli altri ragazzi, è un po' inteso come dualismo, no? L'equilibrio che c'è in mezzo al dualismo, che è la natura, la base della natura di tutto ciò che sta nell'universo, nell'essere umano, no? Il bene e il male, la luce e l'oscurità, il caos e l'ordine, non si è mai in una sola direzione, si ha sempre un piede nel paradiso e uno nell'abisso. Secondo noi, per tutto quello che si fa, una questione anche di energie, si potrebbe addirittura finire a scandagliare lo Zen, il Tao, tutte queste grandi filosofie. Come ridurlo magari invece all'impossibilità che c'è nell'amare, nello stare bene, proprio per natura dell'essere umano. C'è questa tendenza proprio naturale a non voler stare bene quasi, no? A farsi del male. E questa lotta è nell'ordine che bisogna trovare l'equilibrio, secondo me. Non c'è mai la situazione giusta, l'abilità sta nello stare bene con quello che si ha, apprezzare quello che si ha. È così grande come interpretazione quanto semplice, insomma. Poi ci piaceva come suonava la parola, certo, e secondo me rendeva l'idea. Beh, anche perché gli elementi dualistici che hai citato sono elementi della serie uno non può sopravvivere senza l'altro. Sì. Non ci sarebbe possibilità, sì, di esistenza della luce, del positivismo, del positivo, esatto, della luce senza l'oscurità. Uno prevede l'esistenza dell'altro. Ho trovato molto interessante questa riflessione, che è tanto grande quanto semplice in realtà, e secondo me può comprendere tutti gli stati emozionali di ciò che si può raccontare quando si fa della musica, secondo me, certo, perché alla fine la musica è quello, un po' come nei nostri pezzi, no? Puoi trovare l'ordine di un pezzo arpeggiato, di una intro di 8 minuti elettronica, certo, per dire, come magari un riff metal. Noi spaziamo proprio di tutto questo, certo, soprattutto nei pezzi nuovi che stiamo scrivendo. Bene, allora hai citato i vostri pezzi, io direi di farvi fare un pezzo live qui da noi, così anche il pubblico presente può avvicinarsi alla vostra musica e sentire con mano quello di cui abbiamo parlato adesso teoricamente. Ma certo. Comunicare, giusto? Sì, è un pezzo che parla, insomma, è un po' ironico, si prende un po' gioco di quello che è la comunicazione al giorno d'oggi, comprende un po' tutto quello che è il discorso dei talent, di come si è finita a fare musica perché fa figo, diciamo, quando in realtà è tutto meno che questo, certo, è poesia, è necessità, diciamo. Ovviamente. Bene, allora i Drama Love con Comunicare. Fatemici pensare.
grazie. Un applauso, bravissimi, meraviglioso, veramente bella, bella. E continuerei allora con i Drama Love a entrare nei loro significati, se vogliamo. Beh, innanzitutto vi faccio i complimenti per la citazione di Leopardi. Avete citato il termine, anzi l'aggettivo leopardiano, che non è da tutti. No, beh, ed c'è stato difilato perché non avrei mai avuto il coraggio di... No, però è una cosa a volte anche coraggiosa, continuo a dire, rispetto a un gruppo emergente, arrivare a spiegare se stessi in maniera che apparentemente può sembrare complessa o da intellettuali, ma più completa per appunto arrivare agli altri. Sì, accidenti, secondo me c'è proprio questa necessità di contenuto, no? In un mondo così veloce, senza scadere nei soliti discorsi di quello che è internet adesso, la moltitudine quindi di proposta musicale che c'è, che è anche un bene, al rovescio della medaglia di quello che è la qualità, secondo me. Adesso, senza farmi portavoce di quello che è la situazione musicale, che c'è una tritata su questa situazione, su tutto quello che è, quello che è scrivere mi è sempre riguardato, è una cosa, una vena cantautorale, ma fino a un certo punto, che penso porterò sempre con me. Per quante modifiche sonore avremo, per quanto può essere elettronico, metal, un pezzo, il significato, accidenti, altrimenti non diciamo niente, piuttosto fai un pezzo strumentale. Però se devi scrivere e parlare, ci deve essere un messaggio, soprattutto quando parli. Noi abbiamo abbracciato da tempo la sfida della lingua italiana, perché mi piace scrivere in italiano, la grammatica, no? Se dovessi suonare in inglese, penso, cantare in inglese, penso che andare all'estero, è importante che la gente capisca quello che stai dicendo, per quanto può portarti via da, magari da quello che è la potenza di un suono, di un riff, di un ritmo di batteria. Certo, certamente. E allora mi aggancerei al fatto che tu hai parlato di componimenti, per citare sempre dalla vostra biografia questa frase, quindi canzoni che parlano non solo di noi, ma della gente come la gente non saprebbe fare. E la domanda che vi voglio fare è: cosa vi fa scrivere? Cosa vi fa scattare quella molla che dice non mi basta parlarne con gli amici al bar, ma devo mettere in musica quello che sto sentendo, vedendo, provando? Sì, è proprio una necessità, secondo me. Come dicevo prima, come accenniamo nel sottomessaggio di un brano con Comunicare, non si deve fare, perché passano mesi in cui non scrivi niente, in cui, certo, vivi emozioni, le metti come in un cassetto, e quando sei pronto prendi la chiave, è proprio il quaderno che ti chiama, no? Devi farlo, ed è la cosa più bella del mondo, secondo me, dopo l'amore, dopo far l'amore, no? Dare energia, emozioni e sentirsi tornare indietro è fantastico, certo. E penso che lo farò finché lo faremo, finché avremo l'energia, ovviamente, per farlo. Allora, prima del vostro prossimo pezzo ti farei presentare, o farei il giro di presentazioni alla band, informazione completa, siete, sì, qui, sì, adesso con, sì, noi, quindi... Se vuoi passare il microfono, altrimenti ti presento mio fratello al basso, mio fratello gemello. Ciao, che non è proprio Ricky. Identico a me. Ciao, e passo io il microfono al... E io sono Mario. Mario, la nostra new entry da poco meno di un anno. Infatti leggevo new entry che, sì, 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 diciamo, completa, arricchisce. Avete ragionato in questo modo quando avete, sì, scelto? Sì, ma è nato in modo molto naturale. Già, sì, ci conoscevamo nell'underground di Torino, abbiamo subito trovato dei punti in comune. Ha, certo, dato una svolta ancora più potente per quanto riguarda la versione rock, per chi avrà la possibilità o chi ha avuto la possibilità di sentirci, certo, suonare non in acustico. Insomma, ovviamente si sente questo... Sì, ci sa, ovviamente c'è differenza dall'esibizione completa, sì, ai live acustico. Allora vi farei fare il secondo live acustico che ci omaggiate qui da noi, La pioggia nel cuore. Sì, è un brano a cui siamo particolarmente legati, fa parte del nostro EP di debutto. È un po' impegnativo l'ascolto, ma abbiamo molta fiducia nell'ascoltatore, vuol dire che è qui perché vuole sentire qualcosa. È un brano così, è l'ultimo nato del vecchio EP. Niente, ci tenevamo a proporlo oggi qui a Reset Festival. Benissimo, allora i Drama Love, La pioggia nel cuore. Grazie. Arrangiato sul momento. Arrangiato by now. Per chitarre rullanti. Andante modesto. Proviamo, ma non troppo. Sì.
lascia vivere. Neppure mille rose ti potranno consolare, perché la pioggia che hai nel cuore non è soltanto un temporale. E via, quella pioggia che hai nel cuore sta diventando più forte di ogni bugia. Grazie veramente. Grazie. Bene, eccoci in conclusione. Io vi farei dire magari eventuali prossime date che avete programmate, non programmate. Al momento siamo impegnati in studio a registrare nuovi demo per il nuovo disco. Date al momento quindi non abbiamo in vista. Poi da lì partirà il periodo live promozionale, brutto. Si da spera, dire perché termine. Alla fine fare un disco, diciamocelo, è quasi una scusa per poi suonare dal vivo. È esatto. Possibile comunque seguirci su internet, no? Ecco, questa bellissima invenzione. Infatti, i vostri contatti. Facebook.com, chi è che non ha Facebook ormai? .com/dramalove oppure dramalove.it. Insomma, ci trovate un po' dappertutto, anche su YouTube c'è qualche video di una volta. Niente, ci siamo anche lì.